Bene, riprendiamo gli interventi di questa mezza giornata con l'intervento del professore Invernizzi su il contributo di Giuseppe Peano alla definizione di dimensione. Io ringrazio naturalmente gli organizzatori, in particolare il professor Alunni, anche per avermi introdotto. E come usano gli europei, inizierò la relazione con delle scuse. La prima scusa riguarda il titolo. In effetti io parlerò della curva, ma se avessi messo come titolo la curva di Peano, in sostanza, e beh, è la solita storia. Insomma, in realtà io cercherò di parlare ancora della curva, ma sottolineando alcuni aspetti che secondo me in un certo tipo di folklore matematico sono, diciamo, disattesi o comunque mal compresi. La seconda scusa riguarda il fatto che in realtà se uno si volesse veramente occupare di storia della dimensione, c'è già, per esempio, per non citare autori più recenti, questo ottimo lavoro di Crilly Johnson del 99, dove in una ventina di pagine ripercorrono tutta la storia che ha portato nel 1912 Bruver alla teoria del grado topologico e poi conseguentemente al teorema di invarianza della dimensione, che ha chiuso un po' la storia dal punto di vista della dimensione intera, no? Però in sostanza io sono comunque convinto che qualche contributo si possa dare alla discussione, sottolineando appunto nella relazione quei punti che riguardano la curva di Peano, che talvolta sono, in un certo tipo di folklore, come dicevo prima, sono un po' malintesi. Parlando della dimensione intera e prendendo appunto spunto dal lavoro di Johnson, è il primo momento in cui si incontra nella storia della scienza l'idea di una gerarchia delle dimensioni 1, 2, 3, è certamente questo sul cielo di Aristotele. E Aristotele va a parlare di linee, superfici e solidi, inventando con una parola apposta per dimensione. La cosa importante per noi è che La cosa importante per noi è che c'è per la prima volta a questo punto questa gerarchia 1, 2, 3 è una motivazione del fatto che per lui le dimensioni non vanno oltre 3, quindi la motivazione è esoterica, è mistica perché si rifà alla teoria di Pitagorici in sostanza, no? Però non cambiano molto le cose forse per 2000 anni, perché 1783 viene pubblicato un libro non molto voluminoso da un filosofo tedesco. I libri sono i prolegomeni ad ogni futura metafisica che va a rappresentarsi come scienza, il filosofo, naturalmente, Kant. E Kant, quando dà una idea di dimensione, riprende essenzialmente il discorso di Aristotele, perché ci viene a dire che ci sono le cose a una dimensione, a due dimensioni, a tre dimensioni, quindi rifà la gerarchia aristotelica, in più dà una motivazione per il fatto che non si vada oltre tre. E questa volta la motivazione non è esoterica, pitagorica, ma si rifà non alla teoria filosofica dei pitagorici, ma alla sua. In sostanza, ricordando le forme trascendentali della forma dello spazio, da questo lui riesce a dedurre che le dimensioni non possono superare quelle di tre nello spazio fisico in cui viviamo. E se andiamo avanti nel tempo, certamente sarebbe da ricordare, prima di arrivare a Peano, il contributo di Bolzano. Come sempre, i contributi di Bolzano sono poco conosciuti, devo dire, è un autore che è poco conosciuto. Per esempio, questo per una serie di motivi, probabilmente perché scrive su riviste poco note, probabilmente perché poi a loro volta le università che sono in possesso dei suoi manoscritti non li cedono volentieri. Ad esempio, Bolzano sicuramente dà caso definisce una funzione continua priva di derivati in ogni punto. Generalmente questi esempi si attribuiscono, so, a Weierstrass, forse allo stesso Peano, ma che Bolzano riesca a farlo è una cosa abbastanza poco nota. E dà anche una teoria matematica della dimensione, per la quale mi riferisco sempre a Dale Jones in un altro articolo. Ma come dicevo prima, lasciamo stare Bolzano, citiamo soltanto che c'è questo suo contributo, ma non ha avuto ricadute sul seguito, in sostanza. Non ho avuto le ricadute sul dopo. Dopo Bolzano, 1810, 80 anni dopo, ci sarebbe la curva di Peano, ma io vorrei saltarla per fare un ulteriore salto di 22 anni ed andare al 1912. Precedentemente l'Erica Luciano ci ha magistralmente spiegato un po' il
il dibattito rigore intuizione, e in questo dibattito si inquadra questa citazione da Henri Poincaré, e il titolo è Pour quale espace à trois dimensions. L'articolo viene pubblicato sulla Revue de Métaphysique et de Morale, come che abbiamo citato più volte in precedenza. 1912 è un anno importante perché è anche l'anno della morte di Poincaré, quindi si può pensare che fosse piuttosto anziano quando ha scritto questo. È l'anno del teorema di Bruwer, in sostanza, che chiude il problema della dimensione. Quindi non è tanto ben chiaro come Poincaré non abbia recepito quelli che erano stati gli sviluppi della topologia, anche se va detto che nella prima parte di questo lavoro lui essenzialmente fa un grande elogio della topologia, che chiama analisi situs, topologia sarebbe in greco naturalmente, no? Spiega che le geometrie sono tre, dice la metrica, la descrittiva e poi c'è quella topologica che avrà sicuramente un grande successo, e nell'ambito di questo grande successo della topologia cita due cose che ci interesseranno. La prima è la dimostrazione che esiste una corrispondenza biunivoca, obiettiva, come vogliamo chiamare, fra i punti di un segmento e i punti di un quadrato, che lui attribuisce, questa è una cosa che per me è misteriosa, a Les élèves de Cantor, perché l'articolo è di Cantor. Ma lui dice, a meno che Poincaré non avesse informazioni che mi sfuggono, e quando lui dice che il risultato obtenuto récemment par les élèves de Cantor, beh, risultava, cioè, allora, può anche essere che Poincaré avesse informazioni che alla fine questo risultato fosse di qualche dottorando di Cantor che poi sia scappato in nome del professore, non lo so. Comunque questa è una prima osservazione che vorrei fare. Cita Cantor esplicitamente per questo lavoro, e per noi sarà anche un punto fondamentale per parlare del sviluppo della curva di Peano. E in secondo luogo, ricordando che questo risultato frappante, diciamo, di Cantor mette in crisi l'idea di una variabile indipendente rispetto a due variabili indipendenti, perché si può costruire questa corrispondenza obiettiva, dice che la chiave per risolvere questo è necessariamente nell'idea di continuità. Curiosamente, naturalmente, non cita Peano, neanche tanto curiosamente, se conosciamo la non amicizia intercorrente fra i due, no? Ma perlomeno in sostanza poteva dire Les élèves de Peano, per dire questo nome, no, perché oggettivamente non citarlo mi sembra un po' eccessivo. Comunque così sono state le cose, e tutto il rispetto per Henri Poincaré, che è stato sicuramente uno dei migliori matematici di scorsi secoli. L'articolo prosegue in una seconda parte che è un po' discontinua rispetto a questa prima, che è l'elogio della topologia, con qualche cosa che oggi diremmo è un contenuto di tipo psiconeurologico, perché intende Poincaré nella seconda parte dimostrare con delle motivazioni di carattere fisiologico il pour quale espace à trois dimensions. E allora lui cita per esempio la legge psicofisica di Weber-Fechner, in sostanza il tatto alla vista, insomma da tutta una serie di considerazioni di questo tipo che oggi passerebbero sotto neuroscienza come titolo, ma che oggettivamente mi lasciano un po' perplesso. D'altra parte l'anno è appunto, come vi dicevo, era il 1912. Allora, per venire qua a Venezia, ho detto, ma voglio risolvermi e capire bene questa cosa di Poincaré. Allora sono stato all'Istituto Kanizsa. L'Istituto Kanizsa è un istituto, fra l'altro di sede a Trieste, quindi è stato facile, di psicologia che studia le forme, la percezione. Ho parlato con i colleghi e gli ho detto, ma come è la storia della dimensione per uno psicologo oggi? Mi hanno detto, guarda, non se ne sa nulla. L'unica cosa che ti posso dire, mi ha detto un esperto, è che c'è questa tesi di Goldmayer del 72, che è la cosa più recente che conosciamo, Similarity Inversely Perceived Forms, dove c'è qualche cosa sulla dimensione, ma ad esempio c'è il problema della graffetta. Di che cos'è il problema della graffetta? Il problema della graffetta è che questa graffetta di sinistra, la maggior parte della gente ritiene bidimensionale. E quando durante una conferenza, se una graffetta in mano tipicamente si piega, no? Perché questo lavoro qua, diventa, secondo la maggior parte delle persone, tridimensionale. Però mi dico, non c'è dubbio, gli psicologi, che dal punto di vista nostro, l'oggetto di destra ha tre dimensioni e quello di sinistra ne ha due. Il matematico direbbe che comunque sono difeomorfe, e comunque sono localmente difeomorfe al pezzettino di ferro, al segmentino di ferro, direbbe che sono unidimensionali, come se la mente avesse dentro a sé una sorta di schema che riguarda i teoremi di immersione, come se noi ragionassimo intuitivamente in termini di immersione in uno spazio, come i teoremi di Whitney in sostanza, no? Quella graffetta non si può immergere in R2, ma solo in un R3 per il momento, almeno, no? E quindi allora sono stato detto, vai, allora questa storia della dimensione psicologica la chiudiamo qua, però sappiamo che dal punto di vista delle neuroscienze non è risolto il problema. Non c'è in sostanza una differenza chiara
fra la graffetta di destra e quella di sinistra. Questo probabilmente perché noi matematici intendiamo come dimensione di fatto quella locale, no? C'è un difeomorfismo locale con un aperto di qualche dimensione, di qualche regno, che sarà la dimensione, per dire. No? Va bene, quindi questo ci mettiamo una pietra sopra, e quindi purtroppo io credo che anche la parte psicologica di Poincaré non abbia una grande validità scientifica a questo punto. Allora, però, come abbiamo visto prima, cita Cantor, l'eslevo di Cantor in realtà. Allora, Cantor, sappiamo, pubblica la dimostrazione della corrispondenza biunivoca fra un segmento ed un quadrato nel 78, e la storia è piuttosto curiosa, perché lui parte con una dimostrazione, fra virgolette, sbagliata, perché utilizza la rappresentazione decimale e, usando questa, tramite alternanza delle cifre pari e dispari, crea le coppie xy delle coordinate del punto del quadrato. Scrive, come sappiamo, scusate, ve lo ricordo brevemente, a Dedekind. Dedekind dice: guarda che c'è questo problema. Lui ci ripensa e fa una dimostrazione che appare a questo punto corretta, che è corretta. Però, secondo me, è molto brutta. La dimostrazione corretta si basa sul fatto che si comincia a mappare gli irrazionali. E gli irrazionali vengono mappati perché ad ogni irrazionale viene associata la successione di interi, che sono i quozienti parziali nello sviluppo e frazione continua di quel numero. Allora, prendendo quelli di rango pari e rango dispari, si crea una coppia di irrazionali, e sono irrazionali, se si ha dei tempi di Legendre, sono irrazionali se lo sviluppo in frazione continua infinito, e conseguentemente la rappresentazione biunivoca è creata fra punti irrazionali e punti con entrambe coordinate irrazionali. Gli mancano i razionali. Poi i razionali sono numerabili, allora crea un argomento che sarà poi noto come l'albergo di Cantor. Scusate, sì, sarà poi noto come l'albergo di Hilbert. Io ho chiamato l'albergo di Cantor perché correttamente è di Cantor. Ma come molte altre cose, o varie altre cose, ci saranno delle attribuzioni a Hilbert che non sono propriamente corrette, secondo me. Questa attribuzione all'albergo di Hilbert viene forse da Gamow, che ha inventato questo albergo, che ha una quantità numerabile di stanze tutte occupate, arriva a una quantità numerabile di clienti, però per occuparli si sposta il cliente della 1 nella stanza 2, quello della 2 nella 4 e così via, si rendono liberi una quantità numerabile di stanze e si riempie. Utilizzando questo argomento, Cantor nell'articolo esplicitamente parte dalla radice di 2 diviso 2, insomma crea una quantità numerabile di irrazionali che poi sposta e inietta dentro i razionali e ce la fa. Molto brutta, cioè, raffinata come dimostrazione, ma io non la trovo bella come dimostrazione. Perché mi piace molto di più, come piaceva a Dedekind, forse quella con l'alternanza delle cifre dello sviluppo decimale. E allora, sappiamo tutti che l'estetica è una componente importante della ricerca matematica, no? Se c'è una brutta dimostrazione, c'è il sintomo che c'è da lavorarci sopra. Allora, questo secondo me è un punto importante nella ricerca di Peano sulla curva. Perché è vero che Peano dice, parto di lavori di Netto, Loria, Cantor su questo problema qua, eccetera, eccetera, poi dà le sue formule e fine. No? Però il problema è come gli è venuto in mente questo. Allora, secondo me, questa è una mia pura fantasia, ma leggendo l'articolo di Cantor, probabilmente Peano si sofferma di più sulla parte sbagliata su quella giusta, perché quella giusta è giusta, c'è poco da dire, no? La dimostrazione corretta è quella che è. No? Brutta, bella che sia una dimostrazione, ma perché non funziona l'altra? Da quel poco che io credo di aver capito della mentalità di Giuseppe Peano, questo doveva intrigarlo molto, perché non funziona l'altra? Come si può aggiustare quella dimostrazione originale? Qual è il problema della dimostrazione originale? È che, per esempio, se si parte da un numero come la t sopra, t è il punto del segmento 0.12909090 periodico 71.550, se prendete le cifre dopo lo 0 di rango dispari, prima, terza, eccetera, avete 0.199 periodico che è 0.2, e se prendete le pari avete 0.200 periodico che è sempre 0.2. Quindi con questa rappresentazione, con questa scelta dell'alternanza delle cifre, a quel 71 fratto 550 sul quadrato corrisponde il punto 0202. Se però prendiamo un altro punto, 0.22, 11 cinquantesimi, e rifacciamo l'esperimento, prendere le pari e le dispari, sempre 0202 otteniamo. Ecco perché la corrispondenza di Cantor non è obiettiva. Ci sono punti diversi sul segmento che, per causa della periodicità di certi razionali, vengono mappati nello stesso punto del quadrato. Però questo probabilmente intriga molto Peano, secondo me, e cerca di modificare questo discorso. Ora, in realtà,
Una seconda cosa che mi sembra particolarmente strana è che in effetti Cantor e Dedekind, come qui ho scritto, avevano la soluzione semplice e secondo me più bella a portata di mano, ed era quella di non considerare le singole cifre decimali, ma siccome lo zero dà fastidio, prima di tutto lo eliminiamo lo zero periodico, e quindi quando c'è duplicità di rappresentazione prendiamo solo la 9 periodica, e questo chiude il problema degli zero periodici. Avanzeranno naturalmente degli zeri intermedi per il numero finito, no? Ora questi zeri intermedi di numero finito si fa un pooling e si mettono assieme alla prima cifra significativa diversa da zero. In sostanza, ad esempio, a quel famoso 71 fratto 550, non diamo come cifre 12909909, ma diamo come cifre 12909909909, si mettono assieme gli zeri e la prima cifra. Quindi avendo questi blocchi, si prendono i blocchi, si prendono quelli di rango pari e rango dispari, finito. Non c'è problema. Quindi c'è una soluzione molto semplice, che è questa, che non capisco perché a Cantor e Dedekind non sia venuto in mente, perché è veramente molto semplice. Forse ci vorrebbe un po' di nostro, diciamo, di abitudine informatica a giocare con le stringhe. Ecco. Una che ha un po' di abitudine informatica a giocare con le stringhe, gli viene in mente immediatamente una cosa di questo tipo, e se non ce l'hai non ti viene in mente, no? Allora, se andiamo a lavorare con, se andiamo a vedere il lavoro di Peano, conosciamo tutti Mathematische Annalen 1890, un curve che riempì tutto un art plan. Alla fine sono tre punti fondamentali nel lavoro. Il primo, tutti e tre a discutere adesso qua. Il primo è che lui usa per i reali la rappresentazione in base 3. Perché 3? La risposta è: non è né troppo grande né troppo piccola. Perché poi, siccome i casi si moltiplicheranno, se ho una base più piccola ancora, come 2, mi crea dei problemi algoritmici nel calcolo, in quella sorta di ragionamento combinatorio che devo fare. Su una base troppo grande, come 10, ho troppi casi singoli da analizzare. Perché? Com'è il suo algoritmo? Il suo algoritmo è: prendo un numero T, genero una stringa A di cifre. Per esempio quelli in base 3, potrebbe essere in base qualunque in realtà. No? Da questa stringa separo i ranghi pari e i ranghi dispari, ottengo 2, B e C. Queste stringhe, a loro volta, con un algoritmo di serie, mi danno le coordinate XY. La regola che lui utilizza per creare le stringhe B e C a partire dalla stringa A è particolarmente sofisticata, perché dà un controllo di parità, ma dà un controllo di parità sull'ordinata per la scissa e sulla scissa per l'ordinata, un po' come negli algoritmi genetici, quando si fanno questi interlacing delle stringhe, no? Lasciamo stare in sostanza, grosso modo, la regola, ma vedremo l'effetto. Il risultato di questa regola così complicata è duplice. Primo è la continuità. Da T a XY si passa con continuità. Secondo, ha una indipendenza del risultato XY dalla particolare rappresentazione in base 3 scelta per il numero T. Se il numero T avesse, per disgrazia, due diverse rappresentazioni ternarie, 0 periodica e 2 periodica, ciò nonostante creerebbe certamente B e C, B'C', stringhe diverse per i punti del quadrato, ma scatta poi un'applicazione che lui chiama val, l'applicazione valore di quella stringa, e guarda caso lui dimostra che alle due stringhe diverse corrisponde lo stesso punto nel quadrato. Questo è il punto che giustifica la scelta di base 3, perché per fare questo lavoro lui è obbligato a lavorare caso per caso, cifra per cifra. Se il periodo fosse questo, se fosse quest'altro, deve fare cifra per cifra. Allora, se ne ha 3 di cifre è facile. No, se ne avesse 9 di cifre deve fare 0, 1, è complicato. Quindi gli servono poche, ma simultaneamente abbastanza per poter fare il suo giochino combinatorico per bene. Questo è grosso modo tutto. Il nucleo del lavoro, no? Questo è grosso modo tutto. Dà dei nomi alle cose. Questi numeri fastidiosi per Dedekind, quelli che hanno una duplicità di rappresentazione nella base scelta 3, li chiamo numeri di classe alfa. La cosa interessante è che nei numeri di classe alfa è esattamente calcolabile il punto XY che corrisponde a un punto T di classe alfa nella curva di Peano. È esattamente calcolabile. Allora, di questa curva, se noi ci facciamo di questi numeri di classe alfa una tabulazione sufficientemente fine, in sostanza, possiamo prendere i terzi, i noni, gli ottantunesimi, ad esempio, no? Sono numeri di classe alfa, che sono potenze di 3. Cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di calcolare esattamente le coordinate dei punti finali
col solito giochino, uniti puntini con un trattino, vedete cosa apparirà, ci appare una poligonale che approssima la curva di piano esattamente nel senso che i vertici del poligonale sono punti della curva di piano. E questa poligonale, quella che vedete a destra, che io artatamente per quanto riguarda, a destra in alto, la più artatamente per quanto riguarda la rappresentazione, ho perturbato i vertici in tal maniera che si vede il percorso, perché altrimenti è una quadratura del piano, dice sono le piastrelle del bagno, no? Okay. Se passate ad una rappresentazione più fitta, avete quella sotto, quella in 81esimi, quella sopra e in noni, ma quelli, ripeto, sono coordinate esatte della curva del piano ed una poligonale che ha i vertici esattamente sulla curva del piano. Ecco, i vertici sono invarianti quando aumento la suddivisione, la finezza suddivisione. Questo è anche importante. Come nella ciclotomia di Archimede per il cerchio, no? Crea un poligono, poi una volta che ho i vertici, quelli rimangono, aggiungo altri vertici. Questo è importante per far convergere poi uniformemente questa successione. No? Nella parte di destra vedete, vedete i grafici delle coordinate x, y corrispondenti delle approssimazioni, dalle quali si può intuire che effettivamente queste funzioni finiranno per convergere a qualche cosa di continuo, si può intuire, credo sulla parola, ma non derivabile, in realtà saranno Eulderiane di esponente un mezzo, cosa così. Quindi hanno discontinuità, diciamo non derivabilità a forma di cuspide. Questa è la prima situazione, quindi questa è la curva, dove il tasto freccia questo. Però, colleghi di Torino mi diranno, ma nel formulario c'è un'altra figura. Allora, la figura che vedete in alto a destra, in nero, è la figura che Peano mette nel formulario. Ed è diversa da quella che vi ho presentato prima. Quindi la domanda è, come mai viene fuori questa? Allora, qua va subito detto che l'amico Hans Otto Peitgen e il suo collega Salpe, quando hanno scritto The Beauty of Fractals, chiamano questa curva Hilbert Curve numero 2. E questo è come l'albergo di Hilbert. Allora, perché deve chiamarsi curva di Hilbert numero 2 quando è la curva che c'è nel formulario Peano? Non lo so. Però indubbiamente forse Hilbert l'avrà propagandata in qualche maniera, ma neanche questo è vero. Io incontrai Otto Peitgen e Auber Wolff e gli chiesi, no? Ma come mai avete chiamato curva di Hilbert questa cosa? Ma nessuno si occupa di queste cose. La risposta è perché nessuno si occupa di queste cose. Allora, dove viene fuori questa? Questa viene fuori dal fatto che secondo che Peano non aveva un calcolatore, di fatti. Quindi, per calcolare esattamente questi punti ci vogliono macchine in grado di fare uno sviluppo di tutti gli 81esimi. Ora certamente lì forse poteva prendere gli allievi e dire senti fammi uno sviluppo in base 3 di tutti i numeri che sono di tutte le frazioni 81esimi da 0 fino a 81esimi, può anche essere, no? Ma poi devi prendere pari e dispari, no? Ma forse era più semplice fare questi sviluppi troncati e fare una tabulazione dell'intervallo 0,1 troncando i numeri. Quindi in realtà, allora cosa accade? Accade che se uno prende i numeri dell'intervallo, gli sviluppi in base 3, ma non prende tutte le cifre vuol dire compresi gli zeri finali, quando il numero è, come si chiama nelle scuole, limitato, no? Ma li tronca a Q cifre, l'algoritmo di Peano, di controllo di parità, ha un suo effetto da diavolo quando il diavolo ci mette la coda nei dettagli, no? L'effetto diabolico è questo, che cerco di spiegarvi con questo schema qua. Se ho una troncatura, prendiamo il numero T, lo dice il numero T troncato perché a un certo punto non ho più spazio per scriverlo, troncato con la linea blu. Sotto ho estrapolato 0, 2, 2 sono le cifre di rango dispari, la prima e la terza eccetera, sotto ancora terza riga quelle di rango pari, quelle dispari mi daranno le x, quelle pari mi daranno la y, e devo procedere con la prima cifra. La prima cifra per la x per esempio è 0, e va bene. La seconda cifra è 2, però devo andare a controllare nell'altra coordinata la parità della somma delle cifre precedenti, c'è un solo 1 che è dispari, quindi quel 2 va cambiato, la seconda freccia rossa va messo 0. E così via, in sostanza, si va a verificare nella stringa, delle cifre, quella nella terza riga, la parità delle cifre che stanno a sinistra, e si controlla di conseguenza se cambiare o no 0 in 2 o 2 in 0. 1 rimane invariante, no? Perché 2 meno 1 fa 1, e sono le frecce verdi. Però questo è il risultato dell'ascissa del punto X che, troncando lo sviluppo ternario di un numero,
a quel livello la porta appunto a questa cifra x. Vediamo cosa accade, però in realtà se uno va a prendere tutte le cifre, aggiungiamo tutte le cifre. Avevo troncato dopo quel 1 con la linea blu, adesso metto tutti gli zeri, perché il numero magari era proprio quello. Non è cambiato, il numero era quello, poi 0 periodico. Però a questo punto, quando arrivo in fondo, vedete l'ultima freccia arancione, quella più grossa che punta verso il basso, parte da uno 0 che prima non c'era. Quello 0 cosa deve diventare? Quello 0 devo andare a vedere nella terza riga la parità della somma di quelle cifre 1. E quella parità fa sì che quello 0 vada cambiato in 2. E così che tutti gli altri zeri, come non c'è altro spazio, vanno cambiati in 2. Il risultato è che il valore esatto della curva di piano in quel punto T, non troncato eliminando gli zeri, ma mettendo tutti gli zeri per via del controllo di parità, ha il 2 periodico in fondo. Quindi la cifra prima diventa, invece che 0, diventa 1. È cambiato il valore della x. Precedentemente il valore era 0 dell'ultima cifra della x, adesso è diventato 1 semplicemente perché ho scritto la t con tutti gli zeri, cosa che di solito non ha nessun effetto, no? Su un numero decimale, come si chiama a scuola, limitato a metterci anche gli zeri. Qua ha effetto. No? E allora la conseguenza è che cambiando le coordinate cambiano naturalmente i punti della curva e invece di essere quel reticolato da piastrella del bagno diventa questa che io ho chiamato una raffigurazione greca che compare esattamente quella che si trova nel formulario e che lì ho ricopiato con un piccolo trucco da PowerPoint ruotando di 90 gradi che corrispondesse con la mia figura calcolata perché altrimenti in realtà quella nel formulario è ruotata. C'è un flip di 90 gradi. Hilbert, curva numero 2, secondo Otto Peitgen e Esaupe. Va detto allora che per causa di questo fenomeno, come ho scritto sotto, i punti di questa curva di Peano, non di Hilbert numero 2, non sono i vertici di questo poligonale, non sono punti della curva di Peano. Ma questa è una poligonale che è una sequenza di poligonali che approssimerà quella curva, ma è da dimostrare ancora questa, perché non sono punti i vertici non sono punti della curva, non solo non sono punti della curva, ma cambiano. Una volta creato un vertice, non rimane per sempre vertice, ma cambia. E quindi la situazione è un attimino più delicata. Ma insomma, con facili esercizi di analisi 1 si dimostra che lo stesso quanto funziona. Però questo spiega la seconda tipica di rappresentazione. Nel formulario, poter fare i conti, hanno preso lo sviluppo di una tabulazione dell'intervallo T troncata, perché altrimenti con tutti quei controlli di parità diventavano pazzi. Probabilmente Peano ha fatto tutto da solo, credo, non so, forse i colleghi torinesi potranno confermarmi, non credo che avesse demandato a qualcuno questo calcolo, no? Ok. Allora, come sapete, l'anno dopo, questa è curva di Hilbert numero 3, l'anno dopo, il 91, dell'anno di comparsa dell'articolo originale di Peano, compare questo lavoro di Cantor dove dice Peano ha fatto in matematica anale questa cosa, cosa, però si può fare in modo diverso, in maniera totalmente geometrica, e la costruzione è quella là. Allora, qui stiamo attenti a una cosa che è fondamentale. Peano dà veramente il concetto di curva come applicazione. Qui applicazione vuol dire che io so quello che chiamerebbero i fisici la legge del moto. Ora, questa è una curva, non basta dare il sostegno. Questo, qualunque studente di primo anno sa che viene bocciato se dice la curva è il sostegno, no? Qui per Hilbert la curva è il sostegno. E quando genero questa roba qua, non do la legge di percorrenza, io non so come percorrerò questi punti, non viene detto come posso immaginare che tutto venga percorso ad esempio a velocità uniforme, ma non c'è scritto, no? Mentre Peano correttamente dà la curva, diciamo, in forma parametrica, no? Da x di t, y di t, non soltanto x, y. No? È diverso questo approccio qua. Ma non soltanto è diverso, ma anche un po' stranotto, perché qua sarebbe da investigare un po' la situazione, ma ripeto, questa sarebbe in realtà la curva di Hilbert prima, secondo Peitgen. La seconda è quella di Peano, come abbiamo visto nel formulario, no? La quale curva di Hilbert, la curva di Hilbert, quella, compare anche nei monumenti. Compare nei monumenti perché la curva di Hilbert è quella che vedete a destra, in una sua approssimazione di quanto sarà, non so, sarà, non so, 9 per 81, sarà, non so, quello che è in sostanza. Compare nei monumenti, compare nel monumento alla curva di Peano che si trova a Cuneo, del quale io ho sottolineato un pezzo che corrisponde esattamente a quello che vedete nella curva, ma compare anche
nello scomparso terrazzo della villa di Cavoretto di Peano. Io ho appreso, devo ringraziare dalla professoressa Roera, l'esistenza di questo terrazzo, ho preso dal suo libro, credo che ce l'abbia in mano. Sì. Peano si fece costruire intorno a quegli anni, intorno al 90, un terrazzo nella sua villa di Cavoretto che riproduceva la curva. E ne era così fiero che, secondo gli allievi che ne descrivono la biografia, cacciava via chiunque volesse entrare in questo terrazzo dicendo: fermi là, questo spazio è mio, questo è mio. Però io mi sono chiesto, ma questo orgoglio può derivare dal fatto che hai dato ai muratori l'ordine di, al piastrellista l'ordine di fare la curva come l'ha pubblicata Hilbert? Sembra strano. Cioè, in sostanza, la mentalità di un professore come Peano, di un ricercatore come Peano, non poteva essere quella di dire: la curva è mia, però l'ho presa dal volume di, dal volume di Hilbert. Quindi in qualche maniera questa deve essere veramente un'altra curva di Peano attribuita erroneamente, non dico erroneamente, attribuita a Hilbert, ma insomma, Hilbert l'ha pubblicata, ma un anno dopo Peano, forse c'era, forse non c'era. Vediamo un po' la storia. Allora, abbiamo tre rappresentazioni, quella vera, dove le poligonali approssimanti hanno vertici che sono punte della curva, quella usando la troncatura, dove questa non accade, e che quella del formulario, e questa qua, pubblicata da Hilbert, però ce n'è anche Peano nel terrazzo, fisicamente. Uno può dire, dal punto di vista architettonico è più bella questa. Ma ci sono forse altri motivi. Ma altri motivi si potrebbero mettere assieme ad una analisi sul cosiddetto atteggiamento antigeometrico di Peano. Ora, se per antigeometrico si intende antiintuitivo nell'ambito del dibattito, rigore e intuizione, ci può anche stare. Se per antigeometrico si intende che non gli erano simpatici i colleghi di geometria, ci può anche stare. Ma se per antigeometrico si intende che lui lavorava esquisitamente soltanto su sequenze di simboli, senza pensare qualche cosa di spaziale, non ci sta tanto dentro questa sostanza, no? Quindi io non vedo tanto che siano vere queste cose scritte, siano troppe vere queste cose scritte da Johnson, dove dice, definisce la curva, in realtà è vero, definisce la curva in modo puramente analitico, senza alcun riferimento a considerazioni geometriche. Poi l'altra affermazione è una cosa che non si può dimostrare, la prima cosa banalmente è vera, perché basta leggere l'articolo, non c'è una figura, non c'è niente. Per l'altra affermazione, questa procedura è in accordo col suo atteggiamento antigeometrico nell'analisi. Questa è un'affermazione che sarebbe tutta da dimostrare, in realtà, no? Magari è vero, ma non lo so. Hans Sagan, in un completo testo che si chiama Space Filling Cures, del 94, quindi relativamente anche recente, dice che non c'è nessun suggerimento nel lavoro di Peano che ci consente di capire come abbia pensato un procedimento geometrico che porti a quei risultati. Questo in realtà è vero, anche questo, non c'è niente neanche di questo. Però allora andiamo a investigare questo fatto. La domanda che mi ha posto prima il professor Loglie è: come gli ha fatto venire in mente una cosa del genere? Allora, una possibile risposta potrebbe essere qua. Nel 2001 Arzarello e Roero pubblicano in una rivista, chiedo scusa, c'è prima, dopo Roero c'è un simbolo strano venuto fuori dal PDF, un inedito sulla sua curva che viene da questa storia che ho sempre imparato dalla Silvia, e la storia è questa: nel 1919, quindi credo dopo la cacciata dal corso di analisi superiore, no? Riceve una lettera a Tommaso Boggio, suo allievo, e quello dice: guarda, io vorrei insegnare, credo all'ingegnere addirittura, la curva, ma può darmi il professore per cortesia dei suggerimenti su come insegnare questa curva? E Peano risponde con un manoscritto, con una lettera di 7-8 pagine, in pianese, nel linguaggio simbolico, accompagnato però da figure questa volta, da figure combinatoriche, dove va a spiegare come funzionano le cose. Va a spiegare, qui tratto soltanto una pagina di questo manoscritto, va a spiegare con dei grafici come si possono, per esempio, questi 9x9, 81 quadrati che dividono il quadrato, riordinare in modo combinatorico in tal maniera che possa farci percorrere una curva, eccetera, eccetera, eccetera. E come viene fuori questo lo spiega chiaramente. Questo nella base 3, 81 quadrati di secondo ordine. Se vogliamo vederlo in sostanza più in dettaglio, questo, notate anche la pazienza di Peano nello scrivere tutti questi numeretti, in sostanza, a mano.
E questa è la curva tratta dal formulario rovesciato in bianco e nero, e questa è la sovrapposizione, e vedete come allora la curva passa 0, 1, 2, 3, 4, 5, se poi sale 12, 13, 14, sostanza come passa questi quadrati, no? Quindi lui sicuramente ha cercato di riordinare, di numerare in modo combinatorico questi quadrati numerandoli, e poi ha cercato un criterio che potesse consentire, in base ad una codifica delle stringhe di sviluppo 3, di muoversi fra ascisse ordinate in tal maniera da percorrere la curva in quel senso. Quindi questa è una prima eventuale motivazione che potrebbe dire non è completamente vero che lui si è inventato la stringa simbolica del controllo di parità e basta. Lui ci ha pensato a come muovere questi quadratini, no? Ma la cosa ancora più curiosa, secondo me, è che ad un certo punto lui dice che si può lavorare con qualunque base. E anche dice espressamente che lavorando in base 3 il risultato è più semplice, perché la figura viene più semplice. Quella del formulario, no? Se lavoriamo invece in base 2, se per base di numerazione x prendiamo il numero 2, allora in questo manoscritto del 19 rifà tutto il conteggio di 64, questa volta quadratini, in cui decompone il quadrato, e se andiamo a prendere la curva di Peano in base 2 e non in base 3, come pubblicato nel Mathematics Annales, cosa avete? La curva di Hilbert. Esattamente, eccola qua. Quindi, la curva del terrazzo e la curva di Peano in base 2, come pubblicata da Hilbert l'anno dopo. Ma è la curva di Peano in base 2. Quindi, a buona ragione, tutte e tre le curve sono da dirsi di Peano. Quella che io chiamo vera, quella del formulario, che Python chiama Hilbert seconda, e quella di Hilbert che in realtà è Peano in base 2. La matematica è fatta, è piena di questi episodi, no? Io guardo questa cosa essenzialmente non da storico, ma esternamente però osservo, in sostanza, qui ci serve un po' di investigare, capire un po' in sostanza come sono andate per bene veramente quale cose, no? Ora qualche minuto, no? Abbastanza forse. L'ultima cosa, poi forse tornerò su qualche argomento precedente se vogliamo finire il tempo, o se no Cerno mi dirà che va bene finire un poco prima, possiamo fare una discussione, non so, no? È che sempre nel folklore matematico si trova. Perché l'ha detto qualcuno importante. Qualcuno di importante ha detto la curva di Peano è un primo esempio di frattale. Però questo qua potrebbe inquadrarsi effettivamente, ce l'abbiamo anche nella presentazione del convegno, eh? L'ha detto qualcuno di importante. Sappiamo anche il nome e il cognome, ma insomma. Allora la domanda è, siccome questa persona era importante, come mai gli è venuto in mente questo? Perché? Ora, quando si va a lavorare sui frattali, io ho avuto l'avventura di lavorarci nei primi anni 90, poi ho smesso, ho cambiato un po' settore, però è cambiata un po' la moda, sapete, si va anche un po' a mode, no? Essenzialmente ci sono due aspetti nei frattali. Uno è principalmente teoria della misura. Quindi si prende, insomma, misura di Hausdorff, Hausdorff-Besicovitch, dimensione di Hausdorff, e allora è teoria della misura, cioè questi, i frattali in quell'ambito della teoria della misura sono insiemi, punto. Quindi non curve. Con i sostegni. Allora, se prendiamo, se facciamo la domanda quanto è la dimensione di Hausdorff-Besicovitch della curva di Peano intesa come sostegno? E il quadrato 2, fine. Posso pensare che sia un frattale perché la dimensione frattale, perché la dimensione è 2, però dovrei dire che anche la circonferenza è un frattale, no? Che dimensione 1, non lo so. Quindi non è sicuramente da intendersi in questo senso qua che la curva è un frattale. Però c'è un altro modo di pensare, ed è il modo forse più applicato. Perché in realtà, prendiamo Mandelbrot, prendiamo, sì, va bene Mandelbrot in sostanza, se andiamo a vedere i frattali naturali non hanno la cortesia di essere dei veri insiemi frattali, no? Di dimensione logaritmo di 3, quello che deve essere, ma sono delle approssimazioni. Un cavolo, tra l'altro ho scoperto recentemente che un cavo al fiore, su ogni rametto, nascono 13 ramettini di. Non ho ben capito se di diametro o di area, un terzo del ramo originale, no? Quindi si crea una dimensione tipo logaritmo di 3 su logaritmo di 13, una cosa del genere. Però il cavolo a un certo punto finisce, no? Non è che il cavolo va avanti fino oltre le molecole, no? Però quello che interessa dal punto di vista dell'applicazione è il procedimento di arrivare alla struttura del cavolo. Allora si chiama struttura frattale, ma non è un frattale di per sé, no? Non è un frattale matematico, come inteso nell'ambito della misura di Hausdorff. È un procedimento. Allora, se intendiamo i frattali come procedimento, forse, sicuramente, certamente, rientra la curva di Peano. Perché rientra espressamente in quel tipo di logica in base alla quale si prendono delle stringhe, pensiamo
pezzi di stringhe si sostituiscono con altri pezzi di stringhe, si procede in questa maniera qua. E questo espressamente capita nell'applicazione, perché è capitato sicuramente nello studio della botanica, Algorithmic Beauty of Plants, di Lindenmayer e questo polacco Przemysław Pruszynkiewicz, che hanno fatto tutta una teoria su come crescono le piante. In realtà è una teoria di tipo geometrico, perché il motivo per cui le piante hanno questo aspetto frattale è che devono rispondere all'equazione dell'idrodinamica e della fisiologia vegetale, cioè devono distribuirsi l'acqua, quindi creano quella struttura. Ma a parte questo, il libro è molto interessante e i sistemi che riproducono le piante in questa maniera qua, per non parlare di Fibonacci in sostanza, per dire, i sistemi che riproducono matematica in questa struttura sono stati chiamati L-sistemi o sistemi di Lindenmayer, anche perché citare il nome completo dell'autore era complicato per tutti, no? Tranne che per i polacchi. E in particolare, proprio il libro di Lindenmayer, Bellezza delle piante, dà come esempio la curva di Peano del formulario. Quella del formulario è un sistema iterativo che corrisponde a tutte le leggi di formazione di questi frattali dinamici, diciamo così, non quelli statici di cui si calcola la dimensione e basta, ma corrisponde ai frattali di tipo dinamico con delle leggi di sostituzione qua sotto vedete. Sostanza vai avanti, gira a destra, accorci, le stesse leggi di von Koch, pensate al cubo di von Koch, viene creato in questo modo qua, no? Solo che il cubo di von Koch ha il vantaggio che l'oggetto finale, diciamo l'omega limite si direbbe, è veramente un frattale, e qui invece il quadrato, no? Ma allora se interessa il procedimento è così che allora il cubo di Peano, 1890, ha in sé la nuce, in nuce ha in sé il germe dei processi iterativi che eventualmente portano un frattale, no? Come nella dinamica simbolica in sostanza, no? E anzi qua anche fa anche piacere, avrebbe fatto piacere per il Peano scoprire che c'è questa regola logica di sostituzione di stringhe che consente di produrre la sua curva. E devo dire ancora un dettaglio su Cantor, ancora sul io avevo un dubbio in sostanza sull'attribuzione di della curva di Peano come prima idea dei frattali, perché ho cercato di vedere il famoso insieme di Cantor, cercare di capire l'insieme di Cantor da qualche parte dove viene fuori, insieme triadico di Cantor. Quindi alla fine ho trovato un articolo che dice l'origine storica dell'insieme di Cantor. La conclusione è non si sa. Cioè, pare sia una di quelle cose che fanno parte a un certo punto del folklore, che si chiama il folklore matematico, ma non ci sia un'attribuzione certa. Perché certo, se avessimo una data precedente al 90, dove Cantor avesse veramente pubblicato questo insieme triadico, allora potremmo dire che quello era veramente un frattale. C'è tutto il procedimento, anzi c'è un sacco di cose dentro, no? C'è un sacco di teorie della misura, insomma, è anche un bel esempio, ma non si sa. Quindi quello che si ipotizza è che Cantor fosse arrivato a quella analisi dei numeri in base 3, questo ricorda un po' la curva di Peano, i numeri in base 3, togliendo la cifra intermedia, togliendo il terzo di mezzo nei suoi studi sugli insiemi derivati come punti di convergenza delle serie trigonometriche eccetera eccetera, ma che non ci è badato tanto alla fine, che poi è diventato una cosa così da esercizio in sostanza. Ora io penso che se il CERN mi concede potrei lasciare un po' spazio a qualche domanda, a qualche osservazione per i curiosi che possano trovare eventualmente poco interessante o brutta questa mia relazione, pensino se brutto o bello il monumento alla curva di Peano, in sostanza, no? Per cui credo che se non ho reso onore a Peano con questa mia relazione, onestamente non sono in buona compagnia in sostanza rispetto alla... credo che siamo... Grazie al professor Invernizzi per questo vero giallo attorno alla curva di Peano. Potremmo discutere in questo momento di discussione. Voglio solo aprire la discussione di cui avevo già parlato prima con l'intervento di in particolare e di Erika. Si parlava al centro del dibattito, c'era nelle relazioni franco-italiane, c'era la Revue de Métaphysique et de Morale,
e vorrei dire due parole su il modo col quale la Revue de Métaphysique et de Morale era percepita tra i filosofi francesi negli anni 70-80 del Novecento. Per noi filosofi, la Revue de Métaphysique et de Morale era solo una rivista spiritualista, cioè una rivista, diciamo, per quelli che erano strutturalista, althusseriani, tutto ciò che si vuole, era veramente una rivista arretrata. Il problema è che chi va a cercare la storia della rivista si rende conto che è totalmente falso, almeno fino al 1947-48, fin dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Infatti la rivista de la Revue de Métaphysique et de Morale è stata creata nel 1893. È stata fondata, tra l'altro, da un personaggio centrale che era Maximilien Winter. Maximilien Winter è un personaggio totalmente dimenticato ora in Francia, anche se nel 1910 aveva pubblicato un libro molto importante su la teoria filosofica della matematica contemporanea. Dal 1893 fino al 1935, quando muore, Winter ha pubblicato una quarantina, 35-40 articoli molto importanti nella rivista Revue de Métaphysique et de Morale. La Revue de Métaphysique et de Morale era proprio una rivista pourvoyeuse de science, provveditore di scienze, che ha visto l'associazione in particolare della scuola matematica italiana, della scuola matematica francese, ma anche da fisici. Maximilien Winter è riconosciuto come quello che il primo in Francia ha indicato l'importanza decisiva della relatività di Einstein, tra l'altro, e ha pubblicato diversi articoli di matematica o di filosofia della matematica sulle teorie algebriche, per esempio, ha insistito molto sulle teorie di Galois, ha anche scritto diversi articoli sull'importanza delle teorie funzionali in matematica. Di più, Brunswick, che era collegato agli iniziatori della Revue de Métaphysique et de Morale, quando scrive il suo libro importantissimo sulla matematica, la filosofia della matematica, indica nell'introduzione che deve a Maximilien Winter il fatto di avere scritto questo libro. Però cercando chi era Maximilien Winter non si riesce a trovare informazioni più precise. Uno, non si sa se fosse stato matematico o filosofo, non si sa dove ha studiato, non si sa con chi ha fatto la sua tesi, che si suppone che l'abbia fatta, si sa che conosceva bene l'ambiente dell'École Normale Supérieure di Parigi, aveva collegamenti con Baer, con diversi matematici, Borel, e in particolare conosceva anche André Weil. Perché nella sua corrispondenza, che è negli archivi della Revue de Métaphysique et de Morale, dice a un certo momento il giovane Weil, che aveva 19 anni, è stato ricevuto primo all'aggregazione di matematica, ma a parte questo non si sa nulla. Se trovate dal lato italiano delle informazioni su di lui, sarebbe molto importante.
in quanto vorrei pubblicare tutti i testi che sono proprio compresi nella Revue de Métaphysique durante tutti questi anni. Dopo c'era, chiaramente è stato indicato che il dibattito filosofico, logico, matematico è considerevole, sia in confronto al piano ma anche nel periodo, e di cui la Revue de Métaphysique et de Morale è uno dei luoghi dove si può riflettere questa importanza. Vedremo che, come è stato rimproverato a Peano il troppo di filosofia, questo viene anche se si va indietro, è una cosa, cioè una causa del non riconoscimento dai contemporanei della teoria di Grassmann. E c'è tutta una tradizione su questo punto. L'altro problema è il ritardo implicato in Francia in confronto all'insegnamento della logica, dopo questo dibattito tra Couturat, di cui è stato indicato, nel senso che in Francia il primo trattato di logica contemporanea, diciamo, non è apparso prima del 1962. Cioè è stato proprio Roger Martin che ha pubblicato nell'edizione des Presses Universitaires de France il primo trattato di logica contemporanea. Finora non c'era nulla. Che chiaramente è una delle conseguenze di questo dibattito che c'è stato tra logici e matematici all'inizio del secolo, alla fine dell'Ottocento anche. E questo anche è interessante perché, almeno per i filosofi, in quanto l'abbiamo visto, tutto il dibattito era sulla partizione logica-matematica, sul legame o non legame dei qual è lo statuto della logica matematica, la logica è il fondamento della matematica o no, la logica è un'applicazione della matematica o no, e ancora oggi cioè il dibattito è aperto tra i logici e i logici matematici e i matematici. Chiaramente i problemi sono stati spostati, ora c'è l'opera di Grothendieck, c'è la teoria dei topoi, c'è il collegamento tra logica profonda e matematica, ma c'è sempre questa eredità del dibattito centrato proprio attorno a da Peano in poi, che rimane molto, molto attuale. E dunque, niente, volevo solo aprire un po' la discussione, la riflessione su questi elementi che sono indicati prima nell'exposé, le due prime della serata. E poi è aperta la discussione. Ti permetto che io parlo francese. Certo, capite tutti il francese, no? Quel è il lien entre Poincaré e la Revue de Métaphysique et de Morale? Je sais qu'il y a souvent des questions. Quel è il suo ruolo ideologico? Un po' particolare. Questo, anche questo è importante, nel senso che la Revue de Métaphysique et de Morale era filosoficamente una rivista, grazie a Maximilien Winter, fra l'altro, penso anche Brunswick, era una rivista molto aperta, nel senso che i testi essenziali di Poincaré, di filosofia, di logica, sono stati pubblicati sulla Revue de Métaphysique et de Morale, essenzialmente. Questo è un punto molto importante. Questo non significava che la rivista era poincaréista, in nessun modo,
perché la posizione, per esempio, di Maximilien Winter non è una posizione convenzionalista alla Poincaré, è molto più aperto a livello filosofico, anche sulla matematica, posizioni molto diverse di Poincaré. Si ritrova su ciò che è stato detto di Poincaré, pourquoi, per esempio, nel testo Pourquoi l'espace a trois dimensions, pubblicato nella revue de métaphysique et de morale, c'è sempre il problema, c'est toujours le problème que nous avons discuté souvent, par rapport, par exemple, à la théorie de la relativité. Parce qu'on sait qu'il y a, en particulier en 2005, pour le centenaire de la théorie de la relativité d'Einstein, on sait très bien qu'il y a eu, en France en tout cas, des débats et des oppositions entre poincaréistes et einsteiniens. Et on sait aussi, en tout cas, pas poincaréiste par principe, que la théorie de la relativité est fondamentalement la théorie d'Einstein. Et que si Poincaré, qui s'était approché vraiment de la théorie de la relativité, n'est pas parvenu à remettre en question au niveau des principes de la théorie ce qu'Einstein a fait de façon radicale, c'est à cause de ses propres conceptions philosophiques et, disons, politiques. Et le conventionnalisme de Poincaré est une position philosophique, disons, assez réactive ou assez réactionnaire par rapport à la position révolutionnaire d'Einstein. Et donc, la dimension philosophique chez quelqu'un comme Poincaré, qui est un immense mathématicien, on voit en quoi elle est décisive. Parce qu'elle amène à certaines impasses en ce qui concerne la théorie physico-mathématique, par exemple. Donc voilà, Poincaré est donc important dans la revue de métaphysique et de morale parce qu'il y publie l'essentiel de ses textes, qui seront recueillis ensuite dans les ouvrages de philosophie. Mais en même temps, le débat est tellement ouvert qu'il y a la place pour des auteurs qui sont absolument anti-poincaristes et anti-conventionnalistes. Anecdotique, bon, il y a aussi, à cette époque-là, il y a l'autre grande revue phare, la revue du Moi, animée par Borel et sa femme. Et alors, bon, est-ce que ça se situe dans le débat? Ce piano a été lié à la revue du Moi. Oui, il faudrait. Ça serait intéressant de voir, de savoir s'il a publié dans la revue du Moi. Ça, pas un nom, mais il y a deux contributions sur. Il y a deux contributions sur la logique de l'école italienne par Bailati en 1907, je pense. Et il s'agit d'un philosophe, parce que Bailati c'était principalement un philosophe, sur le caractère du mouvement philosophique italien récent. Et ces travaux furent la source d'un débat entre Bailati et Enriquez. Ouais. Et à mon avis, c'est, je pense, la seule contribution systématique sur la logique italienne parue sur la revue de Moi. Tandis qu'il y a des contributions sporadiques, mais plus régulières, sur la revue générale des sciences pures et appliquées. Là, il y a des contributions par Adamar, par Jules Richard, par Lesin, d'autres auteurs. Ils sont pour la plupart des petits interventions, pas de articles systématiques, mais il y a une continuité. Dans quelle revue? La revue générale des sciences pures et appliquées, qui était aussi une de revues généralistes, avec une contribution de Borel, etc. Mais aussi ouvert vers le grand public.
ouvert au grand public. Oui. Oui. Oui, oui. Non, mais justement, ça montre l'importance et la circulation à l'époque, dans ces différentes revues, dans la revue de métaphysique et de morale et centrale, des relations, du débat entre mathématiques italiennes, mathématiques françaises, et en particulier sur la revue de métaphysique et de morale, il y a eu des articles de Padoa, divers articles sur la logique, sur l'école italienne, Violati, etc. Et ça montre simplement qu'il y avait une véritable richesse, et en particulier du débat franco-italien. Par exemple, il y a aussi quelque chose qui est notable, c'est que, je crois que c'est Sylvia qui a indiqué que l'œuvre de Peano a été reçue de façon assez négative en Italie. Par contre, une réception relativement positive en France. Mais on a le même cas avec Henriques. Henriques était quasiment un auteur français. En tout cas, tout ce qu'il a publié de philosophie des mathématiques, etc., a été traduit en français, publié en français, sous forme d'articles, sous forme de livres, au point qu'on a pu dire qu'Henriques était un mathématicien, philosophe français. Et donc, c'est cette espèce d'échange étrange, paradoxal, complexe, qui est un peu au centre et de l'étude de Peano et de l'étude, par exemple, de Henriques. Mais en particulier, ce qui est important, c'est que des revues, soit grand public, soit plutôt philosophiques, aient donné une telle place à l'émergence de la logique mathématique, au développement des mathématiques. Et là-dessus, Maximilien Winter est un paradigme. Parce qu'il a vraiment couvert le champ mathématique le plus avancé de la période, à tous les niveaux, y compris les théories cosmologiques einsteiniennes, etc. Donc c'est un vrai patrimoine, disons, européen, en particulier franco-italien, à redécouvrir. Parce que les articles de Maximilien Winter sont d'une grande actualité. Bon, je veux dire juste que, vu des préjugés de ma génération, la revue métaphysique et morale, c'était franchement une revue réactionnaire. Exactement. Je dis des préjugés de ma génération. Absolument, mais à l'époque, c'est tout à fait le contraire. Francese, italiano, restiamo in italiano. Italiano. A proposito della ricezione della scuola di Göttingen, è una domanda per Silvia Roero. Ero curioso di sapere, perché ha menzionato un po' Felix Klein, il rifiuto di Klein di introdurre la logica come sistema pedagogico, però c'è un Peano anche geometrico, il Peano del calcolo geometrico, appunto, che ha un'articolazione interessante fra geometria e algebra. Allora mi chiedevo se appunto Klein e la scuola di Göttingen via il programma di Erlangen poteva in qualche modo essere interessato a questa articolazione che è possibile trovare in Peano, ovvero la ricezione finalmente di Peano in questa scuola di Göttingen è un rifiuto totale o può essere un'apertura? Allora, relativamente a questo argomento bisogna dire che abbiamo insieme, perché con Erika abbiamo pubblicato un carteggio dei matematici di Torino con Göttingen, e non c'era solo la scuola di Peano, ma c'è anche quella di Segre. Corrado Segre era un geometra algebrico che ebbe Corrado Segre, sì. Ora, il peso e la più grande influenza che Klein ha avuto in Italia è stato sui geometri algebrici, perché sia Segre che i suoi allievi, in particolare Ginofano, va a Göttingen, rimane 6 mesi, addirittura Klein chiede a Fano di diventare professore a Göttingen. Quindi c'è un forte legame tra la scuola di geometria algebrica e Göttingen. C'è un carteggio molto ampio tra Klein e Corrado Segre. Il carteggio invece tra Klein e Peano è costituito semplicemente da 7-8 lettere, non sono molte, e anche con gli esponenti della scuola di Peano sono alcune lettere con Pieri, ma
i numeri sono molto esigui rispetto agli altri. Il motivo è legato appunto al fatto che Klein in quel periodo fa ricerche più simili a quelle che stanno facendo i geometri algebrici italiani e non è che non apprezzi l'opera di Peano Klein, perché Klein a un certo punto fa un articolo che viene tradotto anche in America che si intitola The Arithmetizing of Mathematics, in cui parla dei fondamenti dell'aritmetica e dà un grande spazio a Peano e a quanto lui ha fatto per i fondamenti dell'aritmetica. Sull'aspetto della geometria invece è meno importante, cioè non si pronuncia sostanzialmente in quell'articolo. E quindi il legame, in parte il fatto che lui non risponda a quanto Peano gli chiede di collaborare al formulario, che i suoi allievi collaborino, eccetera, la dice un po' lunga su il rifiuto di entrare in questo mondo della logica. Non so se Erika vuole aggiungere qualche altra cosa, forse. L'unica cosa che posso aggiungere è che certamente di rifiuto si trattò nei confronti di Pieri, nel senso che quando Mario Pieri propose a Klein di pubblicare sui Mathematische Annalen un lavoro riassuntivo degli studi sui fondamenti della geometria della scuola italiana, premesso e fatto salvo che la visione di Pieri dei fondamenti della geometria non era del tutto, cioè anzi era francamente diversa da quella di Peano, ma comunque c'è questa proposta e Klein non rifiuta, però fa insomma tutto un insieme di fornisce a Pieri tutto un insieme di indicazioni di che cosa deve dire, di che cosa non deve dire, di come deve dire. Quindi ad esempio in particolar modo rifiuto completo di utilizzare i simboli della logica matematica, monito a non parlare male dell'opera di Veronese, neanche degli elementi di geometria, eccetera, che fanno sì che Pieri di fatto rifiuti poi di... Non so invece assolutamente nulla della ricezione del versante calcolo geometrico, calcolo vettoriale da parte di Klein. Quello proprio non... di seguito a questa osservazione vorrei ricordare che però Klein aveva pubblicato sui Mathematische Annalen un lavoro di Peano scritto nell'ideografia, quindi non c'era una preclusione totale. Volevo tornare un momento al discorso di prima sulla logica in Francia e ricordare che ci sono anche dei fatti casuali, no? Ma di cui bisogna tenere conto, per esempio la scomparsa tragica di Jacques Herbrin, che era l'unico che era riuscito a legare lo sviluppo della logica al programma di Hilbert e alle novità che ne erano, quindi che poteva presentare una logica diversa da quella di 20 anni prima, no? E purtroppo è mancato. Ci sono anche questi fatti accidentali. Eh sì, questo è un punto fondamentale. Grazie al professore Loli per ricordare il fatto che Herbrin sia sparito giovanissimo nel suo incidente di montagna. C'è stato già la prima guerra mondiale, che è stato terribile, cioè normalisti, matematici che sono caduti proprio sul fronte sono numerosi. Dopo non è stato fermato lì, perché dopo Herbrin c'erano i suoi compagni, anche Cavaillès, Lotman, che sono stati fucilati dai nazisti,
e dunque c'era tutto questo movimento molto, come dire, che avevano da fare veramente con la matematica e la fisica molto attuale, che si è fermato, cioè che non ha avuto proseguimento, successione, eccetera. E per la logica, chiaramente, Herbrand era un punto centrale in confronto alla logica matematica. E dunque è stato riscoperto molti anni dopo, soprattutto. E questo è stato tragico per la Francia, senz'altro. Io avrei una domanda sulla linea editoriale che vale sia per la rivista di matematica sia per la Revue de Métaphysique et de Morale, perché molto spesso ci si basa sulle dichiarazioni di intenti, come abbiamo visto, quelle di Peano, la didattica, eccetera, oppure sulle tendenze filosofiche dei membri fondatori della Revue de Métaphysique et de Morale, ma a volte sarebbe interessante capire che se c'era una redazione, come funzionava, che tipo di scelte venivano fatte, che articoli venivano esclusi. C'era una lettera a Cesaro in cui si discuteva, mi sembra, di un articolo rifiutato, e lo stesso per la Revue. Che cosa non è stato pubblicato, che cosa aggiunge sulla linea editoriale della rivista? Allora, per quanto riguarda la rivista di matematica, io ho l'impressione che facesse tutto Peano, nel senso che lui più volte, parlando con gli altri, e anche quello che scrive a Cesaro è indicativo di questo. Lui in fondo negli anni dal 1902-3, che più interessato il formulario, vuole slegarsi da questa rivista di matematica, perché gli arrivano articoli sempre più poderosi di persone che insistono molto, e lui è uno che invece ama la sintesi e le cose rigorose, eccetera, e quindi deve spendere un mare di tempo per rispondere a queste persone e per spiegargli il perché non sono adatte a quella rivista. Quindi c'è una strategia importantissima, perché l'obiettivo di Peano è semplicità, esattezza, rigore, ma anche sintesi. Quando lui dice condensare tutto in una riga, è il suo stile questo. Tutto ciò che è circolo vizioso, ampolloso, eccetera, non è lo stile di Peano. Nella sua rivista non ci può stare. Lo si vede benissimo da come fa le recensioni. Ci sono delle recensioni che sono delle stroncature totali, delle opere che sono troppo legate al passato, in cui non si è attenti a quelli che sono le opere più recenti sui fondamenti dell'aritmetica o della geometria, e lui ha una squadra di collaboratori bravissimi che sono insegnanti di matematica, che fanno queste recensioni stroncatorie, ma a volte gli autori di questi libri, di testi per le scuole, non sono contenti di queste recensioni e tornano a scrivere lettere al direttore per lamentarsi, per dire ma no, io in questi elementi di Euclide che ho tradotto nella nuova versione aggiungo questi postulati per questo motivo, e Lazzari è in particolare quello che risponde, dice no assolutamente, perché non tieni conto che questa dimostrazione non va bene per questi motivi. E l'altro rincalza non solo sulla rivista di Peano ma anche sul periodico di matematica, quindi si innesca un meccanismo di probabilmente succede anche oggi tra una rivista e un'altra per avere ragione di certi dibattiti sull'utilizzo diciamo dei fondamenti della geometria in un modo corretto oppure no. Ci sono resistenze ovviamente nel mondo della scuola, e la rivista di Peano è per questo che rispetto alla comunità dei professori di matematica più all'avanguardia, e tra l'altro all'epoca, questo è straordinario, i professori di liceo sono, molti erano del gruppo di Peano, sono preparatissimi sulle cose che pubblicano anche all'estero, sui programmi, veramente. Quindi sono sostanzialmente alla pari dei colleghi universitari che lavorano sui corsi, diciamo, del biennio come Peano.
Quindi non c'è una vera e propria comitato editoriale, però si capisce che Peano, quando scrive a Cesare, eccetera, è come se gli indicasse: guarda, recensiscimi questo libro perché ne ho bisogno. O il collega americano che, insomma, questi che sono di altre nazioni. Io però sono alla ricerca delle lettere che lui scriveva a queste persone, perché noi ne abbiamo alcune, ma non le abbiamo tutte. Abbiamo una quantità sterminata di lettere di professori di matematica che scrivono a Peano chiedendogli risposte di problemi e esercizi per la scuola, e lui risponde. Quindi è tutto un lavoro ancora molto da fare. I suoi articoli rifiutati invece scientifici? Sì, no, come no, è pieno, perché poi Peano è uno che capisce subito se una cosa gli piace o no, quindi lui è uno, un recensore veramente che, tra l'altro, le sue prime critiche anche a colleghi universitari di un certo livello, come Francesco Giudice o Arzelà, dopo quando lui guarda un libro di testo, non si limita a elogiarlo, dice: ah, questo è meraviglioso per queste cose, però ci sono questi difetti. A volte questi interagiscono con lui, qualcuno si offende, ma la maggior parte capiscono che quelle critiche possono essere utili, e da lì in poi diventano i suoi collaboratori, anche per la rivista. E questo è molto bello come interazione di squadra che sta alla base della rivista. Sì, per la revue de métaphysique et de morale, la situazione quando si va a vedere la corrispondenza del collettivo, perché c'è un comitato di redazione con i filosofi essenzialmente, si vede che non c'era nessuna censura, cioè quello che chi aveva relazioni con i scienziati italiani, di cui Enriquez per esempio, che ha scritto nella Revue de Métaphysique et de Morale, o con i tedeschi, per esempio Klein è stato suscitato, gli è stato chiesto di entrare nel comitato di redazione della Revue de Métaphysique et de Morale. Quando si vede i temi trattati, in particolare da Maximilien Winter, si vede che la posizione centrale era apertura alle novità che c'erano sia in matematica sia in fisica. Fondamentalmente era quella la politica della rivista assunta di persona da Maximilien Winter. Dunque, io non conosco censure di testi, non ho trovato nella corrispondenza rifiuto di testi sia per motivi filosofici sia per motivi scientifici. Dunque sembra ciò che è paradossale quando, come diceva il professore Cartier, che la Revue de Métaphysique était une revue réactionnaire. Et encore en 1960 et 70 et 80, devo dire che quando si vede questo periodo, dunque diciamo fino al 1947 più o meno, quando gli ultimi scienziati come Louis de Broglie pubblicano sulla rivista, era apertissima, e non solo apertissima, ma come dire, trattava di argomenti di punta proprio a livello matematico e fisico, e questo attraverso la collaborazione di scienziati stranieri, tedeschi, italiani in particolare. Tutta la scuola italiana è passata attraverso la Revue de Métaphysique et de Morale, e francesi. Dunque questo è l'immagine paradossale che si ritrova della Revue de Métaphysique et de Morale fino a questi anni. Posso dire? Sono altre domande?
Allora, niente, ci... Per domani. Riserviamo per domani. Domani si comincia alle 10 e dunque buona serata a tutti e a domani.